Buongiorno, siamo Marino Sparella di Sparella e in compagnia di Marco, e poi ci parlerà del diritto di Berlino. Io sono Marco Marega, sono un socio dell'Associazione di Britannia, sono anche membro di Government Foundation e collaboro con il gruppo di produttori italiani di LibreOffice per l'appunto, che è un programma di una suite. Che cos'è concretamente LibreOffice? LibreOffice appunto è una suite per ufficio composta da diversi moduli. Abbiamo un programma per la videoscrittura e l'elaborazione di testi che si chiama Writer, un programma per la gestione dei fogli di calcolo che si chiama Calc, Impress invece è un programma per la realizzazione di presentazioni, dopodiché c'è Base che è un database. Abbiamo un map per la realizzazione delle formule matematiche da inserire nei testi e il graph che consente di realizzare i grafici all'interno dei fogli di calcolo o dei documenti di testo. Dovremmo convincere il compito interno, no? Ecco, cosa potremmo dire? LibreOffice può essere scelto perché intanto il software è libero, quindi utilizzabile da qualunque scopo, da qualunque persona, semplicemente scaricandolo da internet ed installandolo senza incorrere in problemi di licenze, quindi uno lo può tranquillamente adoperare sia in azienda sia a livello privato, perché è un software libero, garantisce determinate libertà che non sono solo la gratuità, anche se per molte persone è l'aspetto più importante, e quindi è giusto provarlo. E quali sono le differenze tra LibreOffice e Microsoft? Il programma di LibreOffice dispone, come abbiamo detto, di diversi modi. Ce n'è in particolare uno che è Draw, il programma di disegno, che non è presente, non ha un analogo all'interno del pacchetto di Microsoft. Poi sostanzialmente per il resto le funzionalità si assomigliano, anche se LibreOffice utilizza un formato di archiviazione dei file diverso di default, anche se è in grado di leggere dei file di Microsoft, e punta molto appunto l'utilizzo di questo formato che si chiama ODF, declinato poi in varie estensioni ODT, ODS, a seconda del strato di utilizzo del testo del foglio di calcolo. E appunto questo formato è un formato standard, aperto, documentato, che garantisce l'accessibilità al documento nel tempo e anche da parte di altri programmi. LibreOffice è in grado di leggere i formati Microsoft, sono compatibili per la maggior parte, c'è qualche documento particolarmente complesso che può creare qualche difficoltà, ma nella maggior parte dei casi è tranquillamente compatibile. Quindi legge e scrive i documenti in formato Microsoft, anche se è sempre preferibile utilizzare l'ODF come formato di salvataggio dei propri file e poi esportarli eventualmente nei formati di Microsoft solo quando si ha la necessità di dialogare con una di queste, di una persona che utilizza solamente questo tipo di programma. Grazie infinite. Grazie a voi, grazie all'associazione del PNLUG che ci ospita. Vi invito a provare LibreOffice scaricandolo dal sito www.libreoffice.org e a visitare il sito di Libre Italia a www.libreitalia.org. Grazie a tutti per averci seguito.